Buongiorno a tutti, questo video è dedicato a chi comincia, chi vuole cominciare la pesca all'esperto per principianti, non naturalmente. Si vedranno soltanto catture in pochi secondi realizzabili da tutti. Qui c'è un avvicinamento delle sarpe, io ne punterò una sola, poi invece verrà fuori un tiro, una tripletta non voluta. L'importante per chi incomincia la pesca all'aspetto è tenere basse le pinne e avere un'immobilità assoluta. Piano piano, se si riesce a fare questo, i pesci chiamati verranno velocissimi, come si vede nel video. Qui si vede che punto una sola sarpa, però poi il tiro raramente io faccio doppietta o tripletta perché di solito sono precisissimo. E invece in questo caso faccio una tripletta di sarpe. Ora, il prossimo video vediamo cosa vuol dire un appostamento corretto, diciamo. Questo è un ragazzo che è venuto a fare la giornata di pesca dove ci confrontiamo. Qui siamo i primi tuffi, lui è migliore di me come napea. Come materiale anche è anonimo perché indossa il mimetismo, però come vedete tiene le pinne altissime. Cosa succede? Il pesce difficilmente si avvicinerà con le pinne così alte. Io ora vi faccio notare dove c'ha le pinne e dopo già un paio d'ore di tuffi così corretti sul posto, discussi sul posto, lui cambierà e rimarrà stabile sul fondo. È importantissimo buttare giù le pinne e restare fermi, non le pinne che volazzano a destra e a sinistra. Qui ho lanciato il sasso, bassissimo fondo, è una giornata meravigliosa per me, tantissimo pesce. Vado giù, mi guardo davanti a me, sono in 1,5 metri di fondo, cercando con gli occhi un orato, un sarago. Invece se guardate bene, a destra appare una spigola, io la vedo in questo momento, penso di averla persa, invece lei gira e viene centrata in piano. L'importante è prendere subito l'appostamento, la posizione, pinne basse e immobili sul fondo. Si muove solo la testa, si guarda a destra, a sinistra. Naturalmente più siamo mimetici, simili al fondale, più richiami riusciamo a fare e più probabilità abbiamo di fare catture come questa qui. Sono tutte catture in pochissimi secondi. Qui non si parla 1 minuto e 40, 2 minuti, 2,45, 30, 3 minuti e 26. No, qui è tutta roba entro 30 secondi. È un video fatto apposta per chi incomincia, per dare la possibilità a tutti di capire che si può fare. Ecco un sarago bellissimo per me, però vedo con la coda dell'occhio un'ombra, tiro e centro una bella orata. È importante l'immobilità sul fondo per avere la massima concentrazione davanti a noi. Chi incomincia deve sempre cercare l'immobilità e il contatto fisico delle pinne sul fondo, bacino e pinne sul fondo. Se riusciamo a stare fermi, piano piano si comincia a capire qualcosa. E sono catture alla portata di tutti, lo ripeto. In questo caso qui abbiamo l'azione in 15 secondi, da quando lascio la superficie al momento dello sparo, sono vicinissimo a riva, vicinissimo, a 5 metri, 6 metri da riva. Ci provo, acqua torbida, mare mosso. Ed ecco che appare prima il sarago bello, poi l'orata dietro e spara l'orata. 15 secondi tutta l'azione. In questo caso c'è una scaduta di beccio, un calasole, tiro il sasso, sono in un posto magnifico. Davanti a me a 5 metri da me, 4 metri da me c'è un'acqua bianchissima che se entri dentro non vedi la mano. Io mi sono appostato apposta a 5 metri da quell'acqua e in pochissimi secondi, si parla di 20 secondi, 22 secondi, appare questo bellissimo sarago che viene vicinissimo realmente al fondale. È importante la
la strategia, andare controcorrente, io vado sempre controcorrente, ma soprattutto di riuscire ad appostarsi sul fondo nel minor tempo possibile. Ripeto, qui siamo solo dove si tocca, non si va a 3, 4, 25, 8 metri, no, solo dove si tocca e in pochissimi secondi. Questo è un video ecologico, animalista. Ho visto un pizzuto allontanarsi. Allontanarsi vuol dire che non scappa, si allontana. Io non vedo più lui non vede più me, io tiro il sasso. Appena il sasso tocca la superficie dell'acqua, lui all'improvviso ritorna indietro e viene davanti al fucile, mi controlla, fa il primo passaggio, io sono fermo, identico al fondale. Come vedete, il fondale sono io. Lui ripassa e io decido di non sparare perché a me non mi interessa quel tipo di pesce lì, perché io ho già dei pesci, sono a fine pescata, a me non mi interessa. È importante capire che ci sono delle strategie che possano portare a un avvicinamento così rapido, così diretto, che io ho condiviso in tantissimi forum e sul mio blog. In questo caso io non vedo te non vedi me, cioè lui va via, io non lo vedo più, va via no, vuol dire non scappa, si allontana piano della serie cosa vuole questo qui. Io appena non lo vedo più, sono sicuro che lui non vede più me ma mi sente, lancio il sasso e mi apposto. Il risultato è questo, io non vedo quasi mai il pesce allontanarsi, se lo vedo che scappa, scappa vuol dire che è velocissimo, va via. Quello è un pesce perso. Io parlo per la mia pesca in un metro e mezzo d'acqua. Ma se lui si allontana, come in questo caso, ho l'opportunità di sparargli. Qui siamo una mattinata molto difficile, fa anche freddo, e non c'è pesce. Ho tirato il sasso, sono arrivato in un punto strategico, fa una punta. E da nulla, velocissimo, si parla sempre in pochissimi secondi, arriva due gaggiatori bellissimi e il primo che si avvicina prende una fucilata. Come vi ho detto, è l'appostamento, la strategia. Sto andando controcorrente, il pesce viene chiamato dal lancio del sasso velocissimo, alla portata di tutti, non c'è un qualcosa di magico. Un bel pesce, bello grande, questo è grosso. Qui è assurdo. Tiro il sasso ma a posto con la speranza verso riva di vedere un mugine o un sarago. È un posto particolare dove io frequento sempre. Invece da destra in 10 secondi netti arriva la spigola. È velocissima, vicinissima. La vedo ora in questo istante. Riesco solo ad allineare il fucile e a premere il grilletto. Se non sono alla portata di tutti, questo qui non so cosa fa. Il discorso è che bisogna scendere e appostarsi subito. Pinne basse, concentrazione e cercare di vedere cosa accade intorno a noi. Questo è un pesce chiamato con lancio del sasso come al solito, poi c'è lo struscia pollice. Sono concentratissimo davanti a me e arriva un'orata che io non mi aspetto, per dire la verità, io mi aspetto un altro tipo di pesce. Arriva un'orata che dal fondo risale, io sono appoggiato in 1,5 metri d'acqua, lei è in 3 metri d'acqua, che lei sta risalendo, però io ho le pinne basse, sono identico al fondale come mimetismo. Appena io la vedo, sono quasi incredulo, riesco ad allineare il fucile e la centro. Il tiro per me è meraviglioso e grandissima soddisfazione, perché poi io tutte le volte mi succede una cosa del genere, per me è una cosa incredibile, perché so quanto sono limitato, quanto sono povero io in tutto, perciò è una grande, grandissima soddisfazione. Pinne giù, controcorrente, ragazzi. Nell'acqua bassissima, mi parlo nell'acqua bassissima. Qui sono praticamente a riva,
e acqua freddissima, mattinata durissima all'alba in pieno inverno. Ho fatto già diversi tuffi, non c'è un pesce. Vedo l'unico branco di sarpe di quella mattina con dei saraghi. Sono concentrato per vedere se riesco a sparare a un pesce di questi lì. Quando sono quasi a tiro, mi accorgo che sulla destra succede qualcosa. Giro il fucile, appena le vedo, sono due spigole e vengono vicinissime davanti all'asta. Rischio di non prendere nulla, perché quando è così, una gira a destra e una gira a sinistra, devi decidere, sono tutte e due uguali. Decido di sparare a quella più vicina perché mi dà maggiore garanzia di successo. Il tiro è bellissimo, un bel pesce. Meritato anche perché mi sembra sarà l'unico o ci sarà due pesci soli in tutta la mattinata. Mi raccomando, pinne basse, fatti vedere da qualcuno e strategia, controcorrente sempre. Sono tutti pesci alla vostra portata. Grazie a tutti, ciao, è stato bellissimo.